Ciao a tutti. Io mi aspettavo intanto di vedere solo mamme da questa parte, invece vedo ancora degli uomini seduti qua, quindi va molto bene. Vi racconto un po' la mia esperienza. Io ho iniziato a scrivere quando i blog non esistevano, quindi ho fatto un sito, ovviamente, con WordPress. Non potevo fare un blog, perché non se ne parlava di blog. Ho iniziato quando mia figlia aveva 2 anni, perché tornando al lavoro mi hanno detto: guardi, l'azienda si è trasferita, se vuole venire a Parma, quella è la sede, venga pure, se no veda lei cosa fare. Ovviamente io ho visto cos'altro fare, perché non avevo nessuna intenzione di non lavorare più, e ho pensato di... vado più indietro? Ok. Ho pensato di fare qualcosa che potesse aiutare le mamme a trovare quello che cercano nel loro territorio. Quindi ho creato un sito che desse informazioni su quello che c'è da fare a Torino con i bambini. E in effetti poi la cosa è cresciuta, si è sviluppata con anche una guida cartacea, ma insomma quella è un'altra storia. Adesso vi racconto il discorso di come far diventare delle informazioni utili messe su un blog anche il vostro lavoro, perché in effetti non sono poi così distanti il discorso delle informazioni dal discorso dei contenuti che la gente può acquistare, o che comunque abbinabile dei prodotti che la gente poi va ad acquistare. Quindi, prima di tutto analizziamo un attimino com'è la situazione delle mamme in rete, no? Perché prima di poter capire che cosa vendere è importante capire a chi sono i nostri potenziali clienti, a chi ci rivolgiamo. Quindi sono state fatte un sacco di ricerche sulla situazione delle mamme nella rete, quindi tutto quello che riguarda gli strumenti digitali che le mamme vanno ad utilizzare. L'ultima ricerca è stata pubblicata nel 2015 da Fattore Mamme, che chi si occupa del settore conosce, perché è una delle agenzie leader a livello italiano sicuramente di quello che è il business nel settore delle mamme, dei bimbi, quindi dell'infanzia. E questa ricerca, tra l'altro, la potete trovare sul sito di fattoremamme.com. Che cosa ha evidenziato? Intanto che 9 mamme su 10 ha uno smartphone. Vabbè, questo è ovvio, ormai lo sappiamo tutti, però ovviamente con questo smartphone qualcosa ci farà, e non è solo un discorso di telefonata. In più, non solo lo smartphone, ma anche ancora di più il discorso del tablet, nel senso che il 53% delle mamme usa il tablet anche quando è a casa, perché lo smartphone fondamentalmente si abbina più a un discorso di necessità esterna. Quindi quando è a casa le mamme usano quasi sempre il tablet. E per cosa lo usano? Per cosa ci fanno? Fondamentalmente socializzano. Quello è uno dei motivi per cui le mamme sono famose, tutti lo sanno, chiacchieri. Però quando ti trovi coi bambini piccoli a casa, o comunque a dover stare tante ore, magari non proprio nei momenti, nei posti giusti dove poter socializzare, sicuramente il poterlo fare online, poterlo fare con la rete, è stato un passo avanti che ha aiutato moltissimo. Mantenere e continuare a sentirsi collegati con le altre mamme. Poi lo usa per essere informata, perché il trovarsi ad essere mamma è una delle fasi più importanti della propria vita in cui hai bisogno di informazioni, perché ti trovi a fare delle cose tutte completamente nuove per te, e quindi giustamente la prima cosa che fai è cercare in rete informazioni ed esperienze di altre mamme che hanno già fatto. Ed ecco che i blog diventano fondamentali in questa fase, perché una mamma su 3 dichiara di ricorrere al consiglio di altri genitori online e di seguirli anche se non li conosce. Quindi non è più solo un discorso di fidarsi dell'esperienza delle amiche o di altre persone che sono nella tua stretta cerchia conoscenza, ma di fidarsi dell'esperienza che viene raccontata anche da altre mamme in rete. Quindi quello è fondamentale per capire che cosa possiamo proporre e che cosa possiamo andare a come possiamo soddisfare questa esigenza. Poi le mamme ovviamente usano la rete, gli strumenti per fare acquisti online, e lo usano moltissimo per intrattenere i bimbi, i figli. Adesso vabbè, anche qui si apre tutta una grande discussione su quanto sia opportuno dare il tablet in mano ai bambini piccoli, che per caso farci cosa, e quanto insomma abbinarli, stare vicino ai bambini mentre utilizzano questi strumenti. Ma è importante tenere presente, proprio quando pensiamo di far diventare la nostra attività un lavoro, che le mamme utilizzano tantissimo gli strumenti digitali per
intrattenere i propri bimbi. Quindi ovviamente possiamo proporre ebook, possiamo proporre app, possiamo proporre degli strumenti proprio di intrattenimento. Ma perché le mamme usano così tanto gli strumenti digitali? Intanto perché facilita la gestione del loro tempo. Abbiamo detto che si trova molto spesso a dover stare più ore a casa o comunque a poter uscire in modo di gestire il proprio tempo in modo diverso. Quindi la gestione del tempo e delle incombenze domestiche sono sicuramente facilitate. Quindi classica pagare le utenze piuttosto che consultare le banche, insomma le classiche gestione del tempo e della vita quotidiana che noi riusciamo a fare in modo migliore grazie agli strumenti digitali e alla rete che ci permette di fare cose direttamente da casa. Amplifica le relazioni, l'abbiamo già visto prima, proprio perché non solo i social, ma anche tutto quello che ci permette, tutta la comunicazione che possiamo fare è sicuramente migliorata grazie alla rete. Aiuta a conciliare la vita privata e la vita lavorativa, perché molto spesso le mamme, nel momento in cui stanno vicino ai bambini, quando sono piccolissimi, perdono un po' il contatto con il lavoro. Questo non è detto che sia così, nel senso che ci si può mantenere assolutamente in contatto con la realtà grazie a tantissimi blog e a tantissimi canali di informazione che ci sono ovviamente ancora in rete. Il classico esempio che quasi tutte le mamme che sono a casa nei primi anni di vita dei piccoli conoscono è Network Mamas. Network Mamas è una rete di mamme che danno le loro consulenze online su vari argomenti, quindi dall'esperienza lavorativa che hanno fatto prima quando erano al lavoro, adesso la mettono in rete nei momenti in cui quindi continuano a mantenersi aggiornate e a insomma, continuare a poter proporre il proprio ambito lavorativo. La rete aiuta a nutrire le passioni, perché tutto quello che mi interessa posso continuare a seguirlo senza dover uscire, quindi il classico blog di cucina piuttosto che di fotografia, ma tutti quelli che sono insomma le passioni che qualsiasi persona, a maggior ragione qualsiasi mamma, può avere, può continuare a seguirle e portarle avanti. E poi soddisfa le curiosità, perché come abbiamo visto prima, tantissime notizie che non si sanno dove andare a reperire, ovviamente si possono andare a leggere nei vari blog e nei vari contenuti molto specifici. Quindi, se tanta è la domanda, tanta è l'offerta. Infatti, i blog di mamme e dedicati alle mamme sono tantissimi. Se voi cercate in rete blog di mamme, sono 550.000 i risultati che vengono fuori proprio così, senza andare a specificare, entrare nei vari ambiti. Quindi vuol dire che i contenuti dedicati al mondo dei bambini piccoli, all'infanzia e all'essere genitori, in particolare mamme, sono veramente tantissime. In questa videata vedete che ovviamente di nuovo il discorso di fattore mamme torna in modo molto ricorrente, ma anche testate nazionali, comunque si parla davvero tanto dei blog e delle proposte per le mamme, proprio perché girano e fanno girare un settore del mercato davvero consistente. Allora, che cosa possiamo fare noi, cioè nelle piccole realtà quotidiane, per fare un blog che interessi alle mamme? Dobbiamo in qualche modo fare qualcosa di molto specifico, perché abbiamo visto che l'ambito è molto ampio, proprio perché gli interessi sono molto ampi, le proposte sono tante. La soluzione giusta per riuscire a fare qualcosa di concreto è trovare la propria nicchia, il proprio settore, anche in un ambito così ampio. Abbiamo visto che le mamme stanno in rete per fare diverse attività, e quindi andare a soddisfare tutte quelle esigenze può rispondere e dare dei risultati concreti. In particolare le mamme cercano qualcosa di molto vero, molto concreto. Quindi il fattore importante e significativo, secondo me, è riuscire a scrivere qualcosa che sia vero, che sia un'esperienza davvero vissuta. Quindi non avere l'obiettivo di coprire tutte le necessità delle mamme. Magari non si riuscirà a fare un blog che fa tutti gli argomenti, affronta tutti gli argomenti che interessano alle mamme nei vari periodi della vita dei piccoli, perché sono davvero tantissimi. A prescindere dalle fasi di crescita dei bambini, che sono ovvi, ma anche proprio
un discorso di interessare con argomenti molto specifici. Quindi, se vogliamo interessare, dobbiamo intanto decidere in modo molto chiaro chi sono i nostri lettori, quindi a chi ci rivolgiamo. Quindi non è detto che ci rivolgiamo solo alle mamme, ma ci rivolgiamo alle mamme di un determinato ambito specifico. E in più, identificare anche in modo distinto chi sono i nostri potenziali clienti. Perché non è detto che noi ci rivolgiamo, raccontiamo e scriviamo per le mamme e che siano loro stesse i nostri clienti. In particolare, scrivo in un blog dedicato alle vacanze delle famiglie con bambini. Quindi i lettori sono le famiglie che vogliono andare in vacanza. I potenziali clienti non sono le famiglie che vogliono andare in vacanza, perché loro sul mio blog trovano solo delle informazioni, trovano delle indicazioni su come scegliere dove andare e quali sono le novità, le offerte. I clienti sono gli alberghi, gli enti del turismo, piuttosto che le varie località o chi organizza eventi che vuole promuovere su un target rivolto a genitori con bambini le loro iniziative. Quindi identificare i lettori e identificare i potenziali clienti serve per riuscire a parlare in modo diverso a ciascuna realtà. Quindi io parlo con i genitori rivolgendomi in un certo modo, in modo molto diretto, molto vero, molto sincero, e parlo e mi rivolgo a quelli che sono invece i potenziali clienti, quindi gli alberghi piuttosto che gli enti del turismo, con un altro linguaggio. Allora, adesso vediamo un pochettino più nello specifico, una volta identificato su che cosa si vuole scrivere, una volta identificato che scriviamo in modo molto diretto, molto vero, raccontando proprio la nostra esperienza, vediamo che cosa possiamo inserire nel blog per far sì che questo non sia solo un racconto letto dagli interessati, ma che diventi proprio un'esperienza lavorativa vera che ci permette di farla diventare una vera attività. Ci sono tanti esempi di blog dedicati alle mamme che sono delle vere e proprie aziende, sono delle vere e proprie attività. Qui c'è Barbara Damiano di Mamma Felice, è proprio il classico esempio, non è qua in sala, ma è qua nella giornata. È un classico esempio di blog che racconta in modo vero, molto diretto, quelle che sono le attività di genitori e le esperienze con i figli, ma che ha trovato tanti canali per far sì che questo sia la propria attività. È vero che è supportata da qualcuno che sviluppa in modo molto specifico il blog, quindi che segue da un punto di vista molto concreto lo sviluppo del sito e del blog, e questo può essere un esempio di un fattore importantissimo. Se vogliamo far diventare il nostro blog un'attività, dobbiamo avere la competenza e il supporto per far sì che quello sia veramente uno strumento di lavoro, quindi dobbiamo studiare e sviluppare il blog in modo molto significativo. Non è più solo un discorso di contenuti, ma ci vuole proprio una vera e propria strategia. Studiata la strategia, che cosa possiamo andare a inserire? Possiamo andare a inserire quegli elementi che si rivolgono proprio più ai potenziali clienti. Se io ho acquistato quindi la fiducia dei miei potenziali clienti con dei contenuti significativi, con dei contenuti che raccontano un'esperienza vera, è possibile che venga presa in considerazione per fare una consulenza verso le aziende nello stesso ambito. Quindi proporre all'interno del proprio blog quella che può essere la propria esperienza, quindi la classica pagina "cosa posso fare per voi", mette proprio in modo molto chiaro e molto aperto quelle che sono le proposte per i potenziali clienti. Poi su un blog si può andare a mettere in vendita alcuni prodotti. Questi prodotti possono essere seguiti direttamente da noi. Già finito? Non ci posso credere. Questi prodotti possono essere stati realizzati direttamente da noi, oppure possono essere prodotti messi in rivendita da altri. La rivendita di altri prodotti deve essere sempre ovviamente nel target di quelli che sono i contenuti che abbiamo deciso di presentare in modo molto significativo. Possiamo mettere degli spazi pubblicitari, anche qui ovviamente in modo molto contenuto e molto limitato, ma che
se sono inerenti i nostri contenuti, sono anche informazioni utili, quindi lo spazio pubblicitario non è detto che venga sempre considerato come un qualcosa che non viene guardato, che non viene apprezzato, perché in realtà fornisce informazioni molto utili. Si può mettere una sezione dedicata al test di prodotti e comunque alla prova di varie attività, una sezione dedicata ai contenuti e ai post di altre aziende che sono interessati a farsi conoscere attraverso i nostri canali. Si può identificare una sezione dedicata agli sponsor, ma anche solo di alcuni argomenti del nostro blog, e ovviamente seguire anche un discorso di email marketing specifico che sia significativo per quelle che sono le esigenze e le richieste dei nostri lettori. La cosa più importante quando si vadano a inserire all'interno del blog dei proposte commerciali è che queste siano ben chiare e ben definite all'interno del blog. Quindi se io faccio un guest post deve essere evidenziato rispetto a quello che è un post di racconto della mia attività, perché comunque è sicuramente importante che il lettore capisca che in quel momento io sto proponendo qualcosa che è proposto da un'azienda esterna o da un ente che non è solo un racconto della mia esperienza. Adesso ho dovuto fare velocissima, ma lascio la possibilità, grazie, se volete, mille, di fare qualcosa. Grazie per la presentazione, non abbiamo tempo per domande.